Partita iniziata e la Stilese che manovra subito in questo scorcio di gara. Prima azione, non riesce l'imbucata ed esce ora il Gioiosa con Marco Albanese. Ecco dalla bandierina il cross di Tirotta, il pallone finisce in rete, gol di Romeo. Romeo Giuseppe porta in vantaggio la Stilese al quinto minuto. Bravissimo, bravissimo Tirotta, riesce a saltare due giocatori del Gioiosa, propone questo lancio in direzione di Papaleo. Papaleo uno contro uno, entra in area di rigore, Papaleo, gol! Gol di Papaleo! Straordinaria l'azione di Papaleo, che ha saltato il suo diretto avversario e ha calciato sul palo più lontano, dove Frasca non è potuto arrivare. 2-0 dunque per la Stilese. Osserva i compagni, ovviamente non ha fretta la Stilese per riprendere il gioco. Ancora il tiro e Papaleo mette a segno il 3-0 e praticamente possiamo dire che la partita si chiude qui, salvo clamorosi sviluppi. Papaleo mette a segno il 3-0. Cross di Tirotta, ancora assist del numero 10 della Stilese per Papaleo, un gioco da ragazzi, ribattere in tap-in per il 3-0. 4-3, Gioiosa sbilanciato, Tirotta, da quest'altra parte c'è il numero 9 della Stilese, il cross di Martinez che intendeva servire Papaleo, questa volta Frascacce. Eccolo Martinez, bravissimo, vedete, palla al piede, Martinez, ancora il tiro, pallone sul fondo, ma questo è un giocatore di categoria superiore sicuramente, non si discute per quello che abbiamo visto. Azione del Gioiosa Ionica, triangolazione con Marco Albanese, il cross di Marco Albanese non ci arriva per un soffio, il numero 7, ieri no, era una buona azione questa del Gioiosa. A spazio calabrese, potrebbe tentare il tiro, lo fa in questo momento, pallone che incoccia Romeo e poi Albanese spedisce direttamente sul fondo, altra azione pericolosa. Finisce il primo tempo, 3-0 per la Stilese, marcature al sesto, ha segnato Giuseppe Romeo, capitano Giuseppe Romeo per i gialloblu, il raddoppio di Papaleo intorno al decimo minuto e poi al quindicesimo ancora Papaleo. Fischia ora in questo momento la ripresa delle ostilità sul risultato di 3-0, lo ricordiamo, per la Stilese, riprende, ecco la battuta, pallone che va ad infrangersi contro la barriera, attenzione, eccolo il cross in area di rigore, di testa c'è il gol del Gioiosa, ha realizzato Antonio Marulla, difesa della Stilese questa volta immobile, e Antonio Marulla mette a segno il gol del 3-1, quindi si rianimano i tifosi del Gioiosa. Fraietta, eccolo l'ingresso in area di rigore, finisce a terra, qualche protesta, ma ancora Fraietta va a sradicare questo pallone, Iervasi cerca l'acrobazia, colpisce male però il pallone, Scuteri, ancora Iervasi, il tiro, gol! Straordinario gol di Iervasi che riapre la partita, bravissimo Gigi Iervasi a trovare con questa pennellata l'angolo alla destra del portiere russo, vanamente proteso in tuffo, e ora si vivranno davvero dei minuti terribili di intensità e di grande calcio qui a Roccella. Dunque Gioiosa che segna il secondo gol, Stilese 3, Gioiosa 2. Vi invitiamo a visitare questi locali, attenzione la Stilese con Rocco Papaleo, Martinez si divora il gol solo davanti a Frasca, dalla difesa giallo-blu e ora Martinez e Marulla, Martinez e gol!
grandissima giocata di Martinez. Dobbiamo giustamente dare merito anche al ragazzo che ha disputato la partita, scusandoci con tutti quelli che hanno seguito. Finisce ora la partita. Stilese batte gioiosa 4-2 qui a Roccella Ionica, una bellissima partita. Ed eccoci con il solito tifo della Stilese sulle note della canzone di Cavallaro e Papandrea. E quindi, che dire, grandiosa la Stilese che vince questa partita playoff, ma complimenti anche al gioiosa Ionica che sino all'ultimo ha dato filo da torcere alla squadra gialloblu, che è arrivata seconda nella stagione regolare. Possiamo dire pertanto con pieno merito avanza nella finalissima che si giocherà domenica prossima. Presidente Sabatino, allora una grande soddisfazione con questa Stilese che vince la finalissima playoff col gioiosa, partita dai due tempi possiamo dire, primo tempo letteralmente dominato da voi, poi un po' di flessione nella ripresa e poi alla fine con sofferenza è arrivato il risultato. Assolutamente sì, il primo tempo si è visto che è stato tutto nostro, penso che si è vista la superiorità di squadra tra le due squadre, c'è stata una bella partita equilibrata in modo particolare di tutte e due le squadre. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un 20 minuti, è giusto dirlo ed ammettere le nostre colpe, non lo so, c'è stato un pochettino un calo di squadra, poi ci siamo ripresi con gli altri due gol e quindi abbiamo fatto la finale con un bel risultato per noi. Veramente ci ho sempre creduto, anche quando c'era la buonanima di Samuel mi ero fatto una promessa col popolo di Stilo che dopo la promozione li portava in eccellenza. Io ce la sto mettendo tutto, spero che ci sarà, come si è visto oggi, dalla presenza del popolo di Stilo a fianco a me e a fianco a tutti i giocatori. Quindi questa vittoria, magari il calcio può essere anche un trampolino di lancio per la città che merita anche come borgo storico, insomma come luogo d'eccellenza della Calabria. Assolutamente sì, e poi sulla situazione del comune di Stilo sta alla magistratura, alla legge, stabilire se è giusto o è sbagliato quello che è successo. Io ce la sto mettendo tutta per il sociale, per portare avanti il calcio a Stilo, non è giusto che si perda il pallone, anche per i ragazzi, però abbiamo bisogno di più partecipazione, più che ci sia più il paese vicino a noi. Ecco, chiediamo solo questo, non chiediamo contributi economici, perché ringraziando a Dio abbiamo amici che ci aiutano, partecipano con gli sponsor e quindi cerchiamo di andare avanti. Abbiamo fatto un primo tempo penso degno di una finale, abbiamo offerto un bello spettacolo per una partita di promozione, abbiamo fatto tre gol nel primo quarto d'ora, però potevamo farne altri se sfruttavamo meglio due o almeno tre contro tre nel primo tempo che abbiamo avuto. Poi nel secondo tempo invece gioioso è uscito un po' per meriti loro, un po' per demeriti nostri, perché ci siamo abbassati troppi, non abbiamo più giocato un pallone, perché è impossibile che tu in 45 minuti tocchi la palla mille volte giocando palla a terra, non buttando una palla, non sprecando niente, e poi nel secondo tempo butti questi palloni dove la Stilese non è abituato a fare questo gioco, anche perché non ha le caratteristiche, ecco, non c'ha una torre che tiene palla, non c'ha un esterno che riesce a prendere fallo, quindi giocando in quella maniera siamo andati sottotono, abbiamo perso la mentalità e il gioiosa a un certo punto ha rischiato anche di pareggiarla. E se la pareggiava andavamo supplementari e io non potevo dire niente, perché comunque il gioioso ha attaccato per quasi tutto il secondo tempo. In due partite penso che abbiamo offerto uno spettacolo abbastanza credibile e abbastanza qualitativo per una partita di promozione. Quindi al gioioso faccio i migliori complimenti, i migliori auguri. E sono convinto che il gioioso ha fatto un ottimo lavoro in questo campionato. E come ho detto in trasmissione lunedì a Telemia, sono stato felice di giocare contro il Gioiosa, non perché sia una squadra inferiore a noi, ma perché se dovesse vincere una squadra preferivo che vincesse una del comprensorio e mandare avanti questo tipo di squadra. Quest'anno abbiamo puntato molto alla promozione, cioè a disputare il campionato d'eccellenza l'anno prossimo. Abbiamo costituito un bel gruppo, purtroppo
puntare alla promozione diretta quest'anno con il San Luca non era veramente facile, però ci siamo tolti le belle soddisfazioni, come la partita di oggi, come la realtà che abbiamo creato in questi 4 anni di dirigenza, perché la nostra squadra è partita alla prima categoria, abbiamo sofferto il primo anno in promozione, ci siamo adattati e abbiamo creato un grande gruppo. Ringrazio tutti i giocatori, tutti i dirigenti, tutti i tifosi che ci seguono assiduamente e spero di riuscire a vincere anche la prossima partita, perché è giusto dare un merito al sacrificio di questi ragazzi. Abbiamo concesso troppo nei primi 45 minuti, non solo nella prima mezz'ora. Non si può consegnare completamente un tempo ad una squadra come la Stilese, che è formata da grandi giocatori, da ottimi elementi, soprattutto in avanti. Però nel secondo tempo abbiamo dimostrato di essere una squadra solida, una squadra composta da persone, da uomini veri, e abbiamo cacciato fuori tutto l'orgoglio che avevamo dentro e abbiamo, credo, dominato il secondo tempo. Però abbiamo commesso troppi errori e l'ultimo, un altro errore difensivo, ci ha costretto, cioè tra virgolette ha chiuso la partita, ed è un peccato, perché forse si poteva anche pareggiare, però con i se e con i ma non si fa la storia. Comunque una stagione molto positiva per il Gioiosa, che era partito sicuramente non con l'obiettivo di vincere il campionato. Già il fatto di essere qui significa che avete lavorato bene, avete seminato bene e magari sull'ossatura di questa squadra si può programmare anche un campionato di vertice il prossimo anno. Assolutamente, abbiamo fatto una stagione superlativa, ogni più rosea aspettativa, vincendo moltissime partite, diventando la migliore difesa del campionato, facendo vedere anche alcuni giovani molto interessanti. Certo, l'obiettivo iniziale non era fare i playoff, era una tranquilla salvezza. Ci siamo meritati, credo io, la finale con la Stilese. Forse loro, che erano costruiti diversamente, il loro obiettivo era quello di competere col San Luca. Siamo stati noi ad essere gli intrusi, tra virgolette, però io credo che nelle 30 partite ce lo siamo meritato alla grande, ripeto, ma questo è per merito di un gruppo fantastico, un gruppo unito, un gruppo unico, che io a fine partita non ce l'ho fatto nemmeno a rimproverare. L'unica cosa che ci tenevo era ringraziarli per tutto l'annata che hanno fatto.